A Pesaro Teatro Rossini gremito per il secondo evento organizzato dal Conservatorio Rossini per le celebrazioni di Santa Cecilia in collaborazione con AMAT e Circolo Amici della Lirica Rossini. Il primo appuntamento si è tenuto nel giorno stesso della patrona della musica e dei musicisti, il 22 novembre. In cattedrale ha celebrato il rito solenne Sua Eccellenza l'Arcivescovo Piero Coccia, animato con suono dell'organo e con le voci degli allievi del Conservatorio. E dopo la parte religiosa è stato un successo anche il concerto lirico-sinfonico organizzato mercoledì 27 al Teatro Rossini. Al Teatro Rossini sta per entrare il pubblico, tra poco sarà gremito per questo concerto organizzato dal Conservatorio Rossini. Questo è anche un grande segnale di apertura verso la città? Certamente sì, perché il Conservatorio è una delle più antiche istituzioni di questa città. Noi siamo la città della musica e quindi per noi festeggiare Santa Cecilia è un orgoglio, è un momento anche di vivere la nostra comunità nel migliore dei modi. E questa sera possiamo dire che è chiara anche la risposta del pubblico, perché il teatro è quasi sold out. Questo conferma che questa è una città che vuole respirare cultura e essere città della musica significa per noi anche cercare di tenere sempre alta la qualità. Maestro, sta per alzarsi il sipario, è tutto pronto, tra poco entrerete in scena. Quanti sono i solisti del Conservatorio e quanti musicisti della vostra orchestra? I solisti sono tantissimi, perché anche soltanto il pezzo con cui chiudiamo il concerto, che è il gran pezzo concertato del Viaggio a Rennes di Rossini, prevede 14 cantanti solisti, quindi sono veramente tanti. A questi poi se ne aggiungono anche altri per altri brani che facciamo. I componenti dell'orchestra sono all'incirca una sessantina, fra i 60 e i 70, poi dipende dai brani. E è un'operazione importante che ha richiesto molti giorni di prova, un lavoro molto profondo per i nostri ragazzi, una grandissima occasione per mostrarsi al pubblico della propria città. Che musiche avete scelto? Ma allora, siamo partiti dalla consapevolezza che il nostro conservatorio nasce per volontà testamentaria di Rossini, con una precisa intenzione di sottolineare il valore delle classi di canto. Ovviamente per Rossini era il centro della sua vita, no? Il cuore della sua vita. Quindi abbiamo privilegiato le classi di canto e abbiamo quindi organizzato un programma che prevede molti brani vocali tratti da opere molto vari fra di loro. Passiamo da musiche di Deliba, Bizet, a Donizetti, a Rossini e a Zandonai, che è stato uno dei nostri grandissimi direttori. Quindi un programma veramente molto variegato, molto diverso, che dà la possibilità ai nostri ragazzi, soprattutto delle classi di canto, ma anche dell'orchestra, perché mette in, diciamo, approva l'elasticità musicale dei nostri ragazzi. Diamo soprattutto la possibilità ai nostri allievi di canto di esprimersi in vari repertori. Sono allievi che arrivano da ogni parte del mondo. Arrivano da ogni parte del mondo, sì, veramente. Arrivano dalla Cina, arrivano dal Kazakistan, arrivano dalla Russia, arrivano dappertutto. Abbiamo questa grande fortuna di essere un conservatorio con un respiro internazionale, di avere una risonanza importante in tutto il mondo.